Eccoci qui, l'altra attualità dalla redazione di Gravina sulle frequenze 211 di Teleappula, la TV del nostro territorio. E il momento è quello giusto, parlare del referendum, della partecipazione diretta dei cittadini alle scelte del governo. È il referendum che si andrà a consumare il 17 aprile, fra pochissimi giorni, domenica. E ne parliamo ancora qui sugli studi, la redazione di Gravina di Teleappula. Ne parliamo con un altro gradito ospite, Carlo Moramarco, portavoce dell'associazione culturale Arditi Pensieri di Altamura. Grazie Carlo per essere venuto negli studi di Teleappula. Intanto il referendum, andiamo a votare. L'invito che svolge, che rivolge l'associazione culturale Arditi Pensieri è quello, immagino, di votare o di astenersi. Presentati. Innanzitutto grazie del gradito invito, quindi porto il saluto di tutta l'associazione culturale Arditi Pensieri di Altamura, un'associazione culturale che si occupa, si sta occupando di tutela del nostro territorio, di promozione, di valorizzazione in tutte le sue sfaccettature, quindi tutti i beni identitari. Beni storici, artistici, archeologici, paesaggistici, produzioni di qualità, ecco, sotto l'aspetto culturale. E questo mio intervento è un intervento di stimolo, un appello. Però Ecco, ecco, finalizzato. se mi consenti prima di salutare tutto lo staff di un'emittente storica altamurana, ma del nostro territorio, Territorio, ho detto, Teleappula. sì. Quest'anno è il quarantennale della sua fondazione, una delle prime emittenti televisive italiane. È sempre emozionante essere ospite e Grazie. raccogliere l'invito di questa gloriosa emittente. E un saluto e un meraviglioso saluto a tutti. Vorrei esordire, se mi consenti, dottor Certo, Lonisci, certo. con tre parole di un testo di una canzone meravigliosa di Domenico Modugno, che siamo in tema, cioè meraviglioso. Cosa dice Domenico Modugno? Meraviglioso, ma come non ti accorgi di quanto il mondo, io aggiungo, il mare, sia Che meraviglioso. bene ti hanno fatto, ti hanno inventato il mare. E dice un'altra frase, perché è bello esordire così, ma guarda intorno a te, che doni ti hanno Che beni, che fatto, doni, doni. ti hanno inventato il mare. E quindi il Siamo mare, in tema. difendiamo giù le mani dal nostro mare. L'appello qual è? È quello di andare a votare al referendum domenica 17 aprile dalle ore 7 alle ore 23 In e un'unica noi in giornata. un'unica giornata, un'unica scheda, bisogna aggiungere che il governo abusivo non ha consentito la cosiddetta o il cosiddetto election day, Dei. avrebbe portato un risparmio perché ci sono delle elezioni amministrative e benissimo in quei comuni, in quelle città dove ci sono elezioni amministrative, poteva essere fatta la consultazione Quindi referendaria. tu leggi come strumentale E questa certo, scissione e delle due. certo, e certo, e dati di fatti, a pochi giorni nessuno ne parla, io ringrazio questa emittente che ne parla e dà spazio. Devo ricordare a tutti le posizioni, ecco, in una maniera, c'è un comitato nazionale, ci sono dei comitati locali, saluto un po', ci sono degli amici di un comitato locale che si riuniscono a Piazza Castello tutte le sere, stanno facendo degli Ad incontri Altamura. ad Altamura, degli incontri con gli studenti, ecco, stanno un po' stimolando per le ragioni del sì, che sì significa andare a votare, far raggiungere il quorum, quindi il 50% più Più uno, uno. e votando sì e no alle trivelle. Non significa dire no all'economia, no all'industria, no al lavoro, no a nuovi posti di lavoro. Poi lo Questo è uno diciamo. dei temi Perfetto. delle Quindi, eventualità negative paventate, dicono che se dovesse vincere il sì, si perderebbero dei posti di lavoro. quindi le posizioni, il referendum, che cosa diciamo prevede? Prevede se si va a votare il sì, no e l'astensione. È vero che prevede l'astensione, però è un fatto antidemocratico che autorevoli esponenti di un partito, io non lo vorrei nemmeno citare, un partito tra virgolette antidemocratico, e sottolineo antidemocratico, che fa un appello
un appello a non andare a votare, perché però questo è un esempio di democrazia diretta, è un esempio di cittadinanza attiva, e quindi coloro che fanno di mestiere il politico, il politicante, quello che noi stiamo dicendo, io mi ritengo un uomo politico, non sono candidato a delle elezioni, e quindi un appello che faccio a tutti, ad interessarsi della politica con la P maiuscola, maiuscola, che è l'arte di risolvere i problemi di una città. È un'arte nobile, interessarsi del popolo. Qualcuno poi domani potrà dire che stia facendo demagogia. Demagogia no, perché non sto dicendo delle falsità e quindi non vado a promettere chissà che cosa. Ok. Populista. E perché poi, sai, queste accezioni. È venuto Carlo Moramarco a fare il populista. Che significa populismo? Non lo dico io. Se si va a vedere su Wikipedia, è dalla parte del popolo, da parte dei cittadini. Quindi, se essere non populista caso, significa perché questo, lo dico, e quindi referendum. Quindi 17 aprile, le ragioni del sì sono queste. Non voglio entrare nel merito tecnicistico, perché ci sarà sulla scheda, volete voi, l'abrogazione, e quindi dobbiamo andare a votare, poi lo diciamo successivamente, andare a votare e a votare sì, perché è una forma di democrazia diretta, e è stato detto anche in altri interventi, perché non si va ad interrompere. Oltre le 12 miglia ci saranno le ricerche per l'estrazione del petrolio. Entro le 12 miglia, che è il quesito referendario che va ad abrogare l'unico un articolo di un decreto legislativo 152 del 2006, un testo unico ambientale che poi è stato modificato con una legge di stabilità, e quelle autorizzazioni che nell'Adriatico, e qui tra cui anche la Puglia, una volta che è scaduto, si è esaurito e scaduto, diciamo, l'autorizzazione, nelle 12 miglia non possono farlo più. Io ricordo che si interessa, purtroppo siamo in Italia e certe volte non si ha il rispetto della democrazia diretta, il rispetto dell'elettore, del cittadino, perché qualche anno fa si è votato anche per un referendum per non privatizzare la gestione dell'acqua, e invece di questi giorni una legge che vuole privatizzare alcune situazioni per quanto riguarda l'acqua, che è un bene comune. Sono tanti i casi di referendum disattesi, uno per tutti, quello del finanziamento dei partiti, che poi è stato aggirato con il rimborso elettorale. Con il rimborso elettorale. Questo è uno dei rischi che porta la gente a dire, anche una delle considerazioni che porta la gente a dire, vabbè, è inutile andare a votare, e invece ancora di più è questo il motivo di partecipare direttamente per essere protagonisti di una scelta e per orientare anche l'azione del governo. E perché? Perché dobbiamo caricare di significati culturali, politici, politici culturali, ci sono le politiche culturali, le politiche sanitarie, le politiche economiche, quindi caricare di questo significato alto e nobile questo referendum, perché l'appello che noi dell'associazione personalmente facciamo agli intellettuali del territorio, ai giornalisti, alle associazioni culturali, alle guide turistiche, a chi si occupa di turismo, alla Chiesa, a Sua Eccellenza il Vescovo, che saluto, la Chiesa, la Diocesi, sta facendo anche delle iniziative, però bisogna essere più incisivi. Quindi il catechismo, scenderà in campo direttamente il Vescovo, che c'è un'iniziativa programmata nella Diocesi. E fa onore, perché è il mare, è il nostro territorio, poi lo diremo in seguito, anche diciamo delle ragioni, sottolineando in sì. Quindi deve essere questo appello, perché è inutile, diciamo, poi dire sì, vabbè, io sono contro, e quindi tutte queste realtà associative, i giornalisti, se uno se sì deve un attimino, ecco perché la nostra azione si chiama ardimento, che cosa significa? Avere il coraggio, l'originalità, la rivoluzione culturale. Pensiero. Che dobbiamo avere, pensiero e azione, quello che noi pensiamo lo dobbiamo mettere tutti in pratica. E quindi un appello che faccio anche al sindaco, agli assessori, ai consiglieri comunali, di fare un consiglio straordinario, monotematico, uscire all'aperto, il giorno festivo, la domenica, la sera, quando i ragazzi e le ragazze, non dico i giovani e le giovani, perché noi siamo giovani, siamo diversamente giovani, anagraficamente abbiamo qualche anno in più, e un rispetto verso i giovani, però siamo dei guerrieri, cioè abbiamo il cuore, l'anima, e non solo giovane. C'è una bellissima canzone di Giovani, che di Franco Califano,
e che vi invito di 20 anni, di oltre 20 anni fa, che è veramente un testamento, diciamo, spirituale, un inno che fa ai giovani, alla gioventù. Quindi questo consiglio monotematico sarebbe cosa bella. E la cosa bella, l'appello che faccio a questi amici consiglieri molto giovani, anagraficamente, è questo: andare una sera. Perché finora Invece, sì, cosa un si è fatto appello finora? nelle sale giochi, chiudere effettivamente le sale giochi alle 22, che devono essere chiuse le sale giochi alle ore 22 con un'ordinanza sindacale che è tuttora vigente con il testo unico delle leggi E che pubblica viene sicurezza degli disatteso. anni 30, e quindi chiude, quei ragazzi, quelle ragazze, invitarli a votare, ai genitori, fare un appello, perché chi oggi dice a parole che è contro questa scellerata politica, che non è politica, di queste riforme, pseudo-riforme, e quindi contro il governo del signor Matteo Renzi. Adesso faccio un po' di satira, nel senso, il signor Matteo Renzi ci saluta, sarebbe bello, è giovane, lui dice che è giovane, è baldanzoso, confrontarsi con i giovani, ha paura, i suoi ministri hanno paura di confrontarsi con i giovani, Stiamo perché andando. no, è questa, e quindi chi è? Questo dobbiamo riempirlo di, a parte il tecnicismo del referendum, quindi è anche un segnale forte e chiaro al governo, perché se si raggiunge il quorum e se vince il sì, è una sconfitta al governo abusivo del signor Matteo Renzi. Va bene. Ok, questo, e allora chi è contro la pseudo-riforma della scuola? Chi è contro la riforma dell'università? Chi non è sicuro? Riempire, cioè, e ricordo in questo passaggio, chi è contro la soppressione di una forza di polizia, corpo forestale dello Stato, che è preposta alla tutela dell'ambiente, a difendere la biodiversità, a difendere anche e soprattutto il Ma mare, siamo che con qui a una legge, ed è parlare. questa, ed è questo, perché chi è contro questa scellerata legge, che con una legge madia, pseudo-riforma, con una delega o decreti attuativi, vogliono sciogliere un corpo glorioso di oltre 200 anni che ha lo status giuridico civile e trasformare uno status giuridico militare con un accorpamento nell'arma dei carabinieri. Torniamo al Questo, e il referendum. referendum è questo, il referendum è questo, riempire di contenuti. Quindi c'è questa forza di polizia, c'è il Allora, governo, mi chi è contro, sembra di capire andare. che tu, come portavoce dell'associazione culturale Arditi Pensieri di Pensieri. Altamura, dai anche un taglio, oltre che ecologista, Politico e anche culturale. politico, E culturale. a questo E certo, referendum. perché questa è l'arte di governare la città. Questa è la politica. Perché chi oggi, chi viene in questi studi e dire: ma noi non facciamo politica. Ma scusa, ma lei lo sa che un primario, per fare il primario, ha bisogno della politica. Ma lei sa che un rettore dell'università ha bisogno della politica. Ma lei sa che un prefetto viene nominato dalla politica. Ma lei sa che un questore viene nominato dalla politica. Sa che un corpo di forze politiche viene nominato dalla politica. Ma sa che la politica decide a quali emittenti televisive private cosa deve dare il risponde contributo? l'associazione Ok. culturale Arditi Pensieri di Altamura? Cosa risponde a quelli che invitano a non andare a votare e comunque di votare per il no, dicendo che si perderebbero dei posti di lavoro? Posti di lavoro, posti Torniamo a di parlare del posti di lavoro. Io referendum. volevo anche aggiungere questo. Che E cosa? no, ma Ecco, sì, la le risposta. rispondo in questo e poi degli striscioni. Ecco, mi ricordi, diciamo, questo passaggio. Che cos'è che devono? È che il petrolio, lo devo ricordare a tutti, qual è il petrolio degli italiani? Il petrolio di noi mediterranei, ok? Con il mare. Che poi se vediamo la dorsale adriatica, come mai la Toscana, l'isola d'Elba, non è compresa in questa? Sic, ok? Sic. Quindi il mare, la Puglia, l'Abruzzo, quindi queste regioni, ecco Tu perché è dici tutto collegato, è un c'è disegno. Il petrolio degli italiani è ben altro, è la bellezza. Non sono parole mie, sono parole che ricordo la mia onestà intellettuale, ricordo e faccio vedere questo pesigno, non ci siamo messi d'accordo, di un periodico di informazione free, ok, che ha una bella posizione, eccetera, Stop Letterale con Greenpeace e altre associazioni. Vengono anche riprese queste bellissime parole, che qual è il petrolio degli italiani? È la bellezza, è il turismo, è la pesca, sono le produzioni alimentari di qualità, è la biodiversità vegetale e animale, è la biodiversità umana, ok? È l'innovazione industriale ed è anche le energie alternative. Tutti questi argomenti Oh. portano ricchezza al territorio, tutela, valorizzazione, promozione e posti di lavoro.
posti di lavoro, il futuro quindi, e il turismo del bacino del Mediterraneo e delle nostre regioni, ok. Quella quindi, tesi che dice che se vince il sì si perderebbero dei posti di lavoro. Anzi, ritieni come portavoce dell'Associazione Culturale Arditi Pensieri di Altamura che addirittura i posti si incrementerebbero in È un controsenso, cari amici, cari amiche. Sì, ci rivolgiamo in che in questi giorni, ecco le posizioni, dicevo prima lo striscione, perché le regioni, tra cui un appello che faccio al presidente Michele Emiliano, ciao Michele, perché a me non risulta. Allora, è stato propugnatore del referendum. Come sta ad Altamura lo striscione, è un fatto simbolico, ma importante, di forma e di sostanza, di votare sì e no le trivelle. Io non l'ho visto, quindi sfido. Come mai questo striscione non viene affisso sul prospetto della sede della regione sul lungomare Nazario Sau, questa posizione? Quindi se Michele Vigliano, la regione, è per il sì, quindi faccia questo gesto e questo gesto esca un piccolo contributo di propria tasca. Fatto, si sono tassati di dove mille sta, euro. Dove sta questo striscione? Lungomare Nazario Sau deve essere tappezzato. I manifesti, dico, torniamo sui manifesti, quindi questo striscione, Palazzo della Città Metropolitana, Lungomare Nazario Sau, De Caro, Sindaco De Caro di Bari. Ma De Caro ha detto che lui andrà a votare, ma voterà scheda bianca. Ok, e quindi voterà scheda bianca. Il mare, allora se ha il coraggio che vede dal bar, se voterà scheda bianca, quindi lasci il Palazzo della Provincia, perché il Palazzo della Provincia, come il Palazzo sede della Regione, dove c'è il mare, è bello come si vede sul lungomare Nazario Sau, e ricordiamo Araldo di Corolanza negli anni 30, ministro dei lavori pubblici. Non andiamo così indietro. No, e questo è il futuro, sì. Okay, la nostalgia del futuro, ha costruito il lungomare e ha fatto mandato indietro, ha fatto avanzare i soldi. Quindi devono essere conseguenziali. Se a loro piacciono le trivelle, ok, lo lasciassero. No, ma lo ce lo difendiamo noi. Emiliano, no, ha detto la regione, i consiglieri regionali, eccetera, i partiti. Soltanto c'è qualche esponente. Mi risulta che soltanto due consiglieri al momento del voto se ne sono usciti. E quindi tutti perché, gli altri? Perché ricordo che è giusto si che sono è stato tassati. Fatto. Perché come la regione ha messo dei fondi ed è giusto che sia stato fatto 150.000 euro circa, euro o euro, per la manifestazione bellissima della traslazione della salma di San Pio a Roma, quindi la regione è giusta. Come mai? La regione Puglia, cioè, è promotrice del referendum insieme ad altre regioni e non mette un fondo e non si autotassano. Ma perché cosa? Sì, per fare degli spazi che dovevano venire, no, a parte il servizio pubblico, dovevano venire nelle emittenti private e dare un loro contributo e venire. Le Se forme, no, lo dicono solo a parole. Caro quindi caro, l'appello le che facciamo. Le forme, sì. Sono diversi modi di esprimere la propria partecipazione. Oh. Una di quelle è con il documento ufficiale, le dichiarazioni di Emiliano, poi l'autotassazione che parlavi poco fa di 1.000 euro a testa. Per fare che cosa? Per fare un fondo da destinare alla pubblicizzazione dell'invito. Allora fanno come fanno votare, quando devono raccogliere i voti, che fanno le primarie, le secondarie, eccetera, eccetera, i gazebo, tutti i partiti, perché se vediamo, dobbiamo anche dire, dobbiamo fare nome e cognome, cioè il Partito Antidemocratico, deve essere lei, dottor Dolisci, a dire, c'è cioè, un PD, Partito Democratico, tra virgolette, antidemocratico, sto facendo satira, nel senso, non me ne voglia, quindi l'appello anche all'onorevole Liliana Ventriceli, lei cosa ne pensa? È per il no, è per il sì, e per l'astensione, giustamente in un modo democratico, confrontarsi, perché il Partito Democratico invita la Serracchiani, il Presidente del Consiglio, se stava un altro Presidente del Consiglio, un altro colore politico, di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ci sarebbe stato l'appello degli intellettuali a dire l'attentato alla democrazia, la Costituzione, non possiamo fare agli andando, caro Carlo, stiamo andando oltre No, è questo. Torniamo a quello che ci riguarda e ci avviamo alla conclusione. Sì, ecco. Torniamo a quello che ci riguarda. L'invito che l'Associazione Culturale Arditi Pensieri di Altamura, in vista del referendum di domenica 17 aprile, è quello di andare a votare sì,
questo, ecco, dicevo, perché questa, la politica è questa. C'è un certo momento, io devo ricordare anche alcuni partiti, possono essere Forza Italia, Votare possono sì. essere i 5 Stelle, parlano di cittadinanza attiva. A Doston, decimi in accusi in questi tempi, a Doston bisogna fare l'agorà dove stanno e perché non c'è il voto del candidato, ed è un mondo democratico. E se siete contro, ecco, sono ancora più chiaro, se siete contro il governo Renzi, riempiamo Ma le schede di questo sì. Satira, ecco, sto facendo satira con il sì, ma sorriso, questo è un siamo uso proprio strumentale del perché? referendum per colpire Renzi. A me piacerebbe invece che E fosse non lo una possiamo, non può piena essere. coscienza ecologista. E dove sta? Il Dove sta la taglio, coscienza? ma è questo che E devi dove sta? dare tu con Io l'ho dato. l'associazione Arditi È questa Pensieri, la coscienza puntare ecologica. più alla crescita, Certo. intanto alla E partecipazione certo. attiva. E quindi Certo. alla partecipazione attiva, alla gestione del bene Certo, pubblico, per carità, con i suggerimenti, con le idee che possono venire, ma anche dare un taglio preciso è ecologista, questo. perché quello che impegna l'esito di questo referendum impegna le future generazioni. E questo non va sottaciuto, è Infatti, importantissimo. io dico, se qualcuno è stato scosso da questo, però questo è riempire. Signor Matteo Renzi, le chiedo scusa, signor Onorevole, se ho fatto qualche nome che possa, diciamo, turbare, eccetera. Il discorso della coscienza ecologista è proprio questo, perché in questi giorni, dottor Lodisci, a Bari, il dottor Verri, del Comitato Matera 2019, ed è stato nominato anche dalla Giunta regionale pugliese commissario Sì. per Puglia Promozione, ha presentato il piano strategico del turismo, quindi turismo, coscienza ambientalista, ecologista, Si quindi sposa tutelare, bene. ma che cosa si sposa bene? Si sposa bene nel tutelare il nostro mare, Perfetto. ok? Sì. E E quindi è implicito anche lui, quindi invitato il quindi, se è professor Verri. stato È nominato, bello, vuol dire l'appello che che faccio, l'appello, professor Verri, venga qui e dica lei che ne pensa del referendum. Ok, quindi l'appello, l'ambiente, tutela dell'ambiente, quindi caricare questo. Mi consente, se vogliamo chiudere, Sì. voglio chiudere un po' troppo pesante, ancora qualcuno, eccetera. Quindi se No, volete, no, va bene, chiudiamo con così chiudo con una frase, o con due frasi, se mi consente. Avanti. Innanzitutto ringrazio di questo, chiedo scusa, diciamo, di questo intervento, ecco, e della sua professionalità, dottor Vito Lodisci. Quando vuole possiamo parlare bene, diciamo, di questi E poi argomenti, diciamo. grazie, e poi Grazie, e quindi saluto anche agli amici della regia. la E questa è la redazione di passione. Teleappula. Uno può essere tacciato di estremismo. Estremo significa che sono credo nelle sue idee. Io non sono modesto, non sono moderato. Cosa significa il moderatismo? Significa, diciamo, uno, allora, delle frasi, vengo lì, Ezra Pound, un saggista e un poeta che è nato il 30 ottobre 1885 negli Stati Uniti d'America, poi ha fatto il Cantos delle poesie nel 72 a Venezia. Sappiamo tutto. Ok? Lui Cosa che dice cosa Ezra Pound? dice? Tre frasi, sì, con queste, che riempiono i significati, che cos'è la bellezza, che cos'è l'ecologia, che cos'è il turismo, cos'è la tutela del mare, ma le trivelle ci si può anche confrontare e vedere se devono essere fatte pure a 3 miglia, a 4 miglia, Ma la parliamone, presenza ok? tua qua è proprio questa, è Ok, testimonianza di questo impegno. Allora? quindi ricordo, diciamo alla fine, 17 aprile, vota sì, ok? Telecamere, questo è del comitato di cui anche singolarmente, diciamo, si fa parte. Dice 17 aprile, vota sì, ferma le trivelle, cambia energia, comitato nazionale, ok, per questa posizione. Ezra Pound cosa dice? Dice, chiedo scusa, rinnovatevi con il sole, e con ogni sole rinnovatevi. Un'altra frase, sono sintetiche, sono Dei dei flash. flash mob televisivi. Ok, si parla tanto di flash mob. Rendi forti i vecchi sogni. Io non voglio commentare. Rendi forti i vecchi sogni. Perché questo nostro mondo non perda coraggio. E chiudo e Quindi il vi coraggio, ringrazio. Il coraggio delle proprie idee, delle proprie l'impegno azioni, l'impegno, andare a su votare, queste idee di ecologisti. sensibilizzare, quindi l'appello ai ragazzi, chi si appresta per il voto la prima volta ai 18 anni, ok? E con una frase, così chiudiamo, e ringrazio, sono sempre emozionato, e quindi tanti auguri sempre per Teleapra 1976, ok? Ezra Pound cosa dice? Se un uomo non è disposto a lottare Per le per le proprie proprie idee, per le idee in generale, le idee che hanno sostanza, che hanno dei valori,
e non è disposto a rischiare per quelle idee e anche a morire. O non valgono niente le idee, o non vale niente lui. O non vale niente lui, bellissimo. E invece la presenza di Carlo Moramarco qui, portavoce Carlo Moramarco dell'Associazione Culturale Arditi Pensieri di Altamura, la presenza di Carlo è qui a testimoniare appunto l'impegno di questa associazione con l'invito ad andare a votare il 17 aprile in questo momento importante che impegna già il nostro futuro, il nostro, il futuro delle generazioni future a lunghissima scadenza. Io ringrazio Carlo per essere stato negli studi di Teleappula e invitando tutti sempre a seguire le trasmissioni di Teleappula sulla frequenza 211 Teleappula, la TV del nostro territorio. Arrivederci.